Chiudi gli occhi, rilassati, tutti gli impegni sono finalmente cessati. Adesso è tempo di prendere una lunga e piacevole vacanza dai tuoi impegni. Finalmente puoi lasciarti andare, puoi abbandonarti completamente. sempre più rilassato e profondamente appagato cominci a sentire il tuo torace sempre più libero di andare in alto ed in basso di gonfiarsi ogni volta che prendi l'aria e di sgonfiarsi nel momento in cui la mandi all'esterno, il tutto in un movimento così naturale, così piacevole. E tutto il tuo corpo si rilassa in questo momento speciale, a cominciare dal tuo viso che distende ogni piccola increspatura della pelle e la tua mandibola si rilassa. I muscoli intorno agli occhi si lasciano andare e ti ritrovi adesso rilassato e piacevolmente sereno. E questa sensazione di rilassamento avvolge tutto il tuo corpo, tanto che lo senti completamente pesante e abbandonato allo stesso tempo. Il tuo corpo è talmente rilassato da emanare vibrazioni positive, e queste vibrazioni sembrano creare un'aura intorno a te, un'atmosfera luminosa che ti circonda ad ogni espirazione. E piano piano si forma intorno a te una bolla colorata che ti protegge, che ti fa sentire bene. Emana un bagliore giallo intenso, ma tu... Hai gli occhi chiusi e non puoi far altro che percepire questa luce da dietro le tue palpebre e questa luce ti rilassa ancora di più, ti fa crollare in un profondo torpore. Come se chiudessi ancora una volta i tuoi occhi dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno zero sempre più in profondità sempre più in basso. E con gli occhi ancora chiusi, sei in grado di percepire un suono soave in lontananza. Sono delle onde, delle meravigliose onde marine, che si infrangono sulla battigia. una dopo l'altra, con un ritmo talmente preciso da scandire il tempo e non si arrendono mai, nonostante la prima si sia spenta sulla battigia. Ne puoi udire una dietro, subito pronta a scontrarsi con la riva. Sempre ad occhi chiusi puoi sentire il profumo. Quell'intenso profumo marino di acqua salata, di iodio, di vacanza, di libertà. E questo profumo si intensifica ogni volta che un'onda si rompe sulla spiaggia. È come se liberasse un numero indefinibile di molecole che arrivano al tuo naso allargando le tue narici. E i tuoi polmoni si aprono completamente. Vogliono a tutti i costi incamerare questo profumo così rinfrescante. E ti accorgi che riesci ad incamerare ora molta più aria all'interno del tuo corpo. Sempre con gli occhi chiusi puoi sentire sulla tua pelle quel dolce tepore concesso dai gentili raggi solari che camminano sulla tua pelle, il tutto in contrasto con quel leggero venticello che accarezza il tuo viso e ti permette di restare in questa posizione per tutto il tempo che vuoi. Il clima Talmente perfetto da rendere il tuo corpo ancora più calmo da farti sprofondare ancora di più in un letargo infinito. In una vacanza ricostituente e meravigliosa, puoi udire di tanto in tanto il verso di qualche uccello marino. Che volteggia libero nel cielo azzurro. alla ricerca di cibo. Ancora di più. questo suono ti trasporta in un mondo incantato. Fatto di libertà e purezza, mentre tu non devi fare altro che lasciarti andare completamente e comodamente. E mano a mano che lo fai, ti senti come cullare, come se ti trovassi su un materasso d'acqua, ma non sei in grado di aprire gli occhi. Il torpore si è impossessato della tua mente. Il rilassamento ha preso il comando delle tue azioni e non riesci a fare altro che lasciarti andare, lasciarti trascinare da questa forza misteriosa che ti ispira fiducia e sicurezza. rendi conto che ti trovi su una zattera che ti trasporta lietamente sul pelo dell'acqua, ma non si discosta mai dalla reva. Ti sta traghettando dal mondo fatto di impegni. Di obblighi, di lavoro, ad un mondo di pace, rilassamento e spensieratezza ti sta trasportando verso quella meritata vacanza verso quel meritato riposo che meriti dopo così tanto impegno. E la zattera continua a viaggiare mentre tu sei cullato dal movimento del mare, mentre la fresca spuma marina alle volte ti rinfresca il viso, lasciandoti addosso ancora una volta quel forte odore di alghe, acqua marina e legno bagnato e ti lasci trasportare sempre più alla deriva, sempre più libero e spensierato, accompagnato da un gregge di piccole nuvolette bianche che come te sono trasportate dal flebile vento. Intorno a te tutto un ecosistema invoca la pace e la calma. Piccoli pesci colorati nuotano sotto la tua zattera. Innoque meduse, dal color rosa intenso, sono intente a lasciarsi trasportare dalla corrente. E grandi ammassi di coralli sono saldamente aggrappati al fondale. Ed anche se hai gli occhi chiusi, e non hai nessuna intenzione di aprirle, puoi percepire in qualche modo che l'acqua è così limpida, talmente limpida e fresca, da riuscire a vedere completamente il fondale sabbioso. sempre più calmo, sempre più rilassato, momento dopo momento. E ti accorgi adesso che la zattera si è arrestata, parzialmente bloccata dalla sabbia su cui si è adagiata. E il suono delle onde viene ora coperto dal più intenso. Rumore della foresta sei approdato su un'isola tropicale selvaggia solo la vegetazione a fare da sfondo a questo luogo incantato. Ed in lontananza puoi udire il canto di diverse specie di uccelli e, se ci fai caso, un ruscello che gorgoglia generoso nel cuore della foresta tropicale. Decidi di entrare all'interno di questa foresta perché sei attratto da una forza di cui ti fidi e i tuoi passi si fanno sempre più intensi e rumorosi, dato che passi gradualmente dalla sabbia al pacciame. E mano a mano, che ti inoltri nella foresta sei sempre più avvolto da questo dolce suono della natura, un suono naturale, rilassante, che ti circonda completamente. Arrivi ora molto vicino a questa fonte d'acqua naturale che fuoriesce da una grotta dell'acqua purissima, freschissima, tanto limpida che quasi sembra immobile. Intorno a te un numero incredibile di alberi verdissimi, liane e foglie tropicali. Sei arrivato in un punto in cui la formazione degli alberi apre un cerchio e tu decidi di entrare all'interno ed in questo luogo decidi quindi di goderti in pieno l'essenza della tua vacanza nella natura. Scegli di fermarti al centro, chiudere gli occhi e alzare lo sguardo e restare lì in silenzio rigoroso, a goderti ad occhi chiusi il suono della natura che ti circonda. Ad un tratto una goccia bagna il tuo viso ed eccone un'altra ed un'altra ancora. Sta iniziando a piovere una pioggia leggera di quelle estive. che diventa sempre più importante e resti fermo, immobile, e lasci che l'acqua bagni il tuo viso. Lasci che la magia del posto avvolga completamente il tuo corpo. Attirla tutta. Lasci che il tuo corpo entri a far parte di questo ecosistema meraviglioso. Sei tutto completamente bagnato. Il suono degli uccelli è sempre presente ed il gorgoglio del ruscelletto aumenta in sottofondo. mentre tu sei completamente a contatto con la natura e ancora una volta resti in silenzio, in ascolto di questo magnifico suono naturale. E questa volta presti anche attenzione ai profumi che arrivano al tuo naso, amplificati dalla pioggia che ha bagnato il terreno, i tronchi, le foglie, ed ascolti in rigoroso silenzio. La pioggia cessa un timido sole al tramonto spunta tra le liane degli alberi un tiepido raggio color arancio che filtra sommessamente tra le foglie ed arriva a te che ancora sei immobile nel cerchio della vita E ti godi questo spettacolo fino alla fine, fino a quando il sole tramonta completamente, totalmente oscurato dagli alti alberi tropicali. E proprio sotto uno di questi alberi decidi che è giunto il momento di coricarsi. Sul terreno trovi un giaciglio soffice ed asciutto dove puoi sdraiarti comodamente e carezzato dal vento tiepido. Accompagnato dallo scintillio di milioni di stelle, cullato dal dolce suono delle piante, ti addormenti sereno e spensierato, così soddisfatto. Di una vacanza nella natura, senza precedenti.